fa c'era solo il buio. Voi avete paura del buio? No! Chiudete gli occhi e disegnate il vostro buio. Dio, nel mio buio, ho visto...
visto Hitler! Chi è? Una persona che esisteva tanto tempo fa, ha ucciso tante persone. Ma è vivo! No, che scherzi! È morto per fortuna nostra, anche vostra! Io nel mio buio vedo tanti puntini, viola, che appaiono e poi vanno via. Thank you.
Thank you.
una pecora. O una noce di cocco. Ma non lo vedi lo stanno? Questa è la fabbrica del cioccolato. Vabbè, va, mangiatemi queste, da stampa siamo generosi. Vai, andiamo a aprire una tua festa. Anche sugli insulti abbiamo giocato, come dire,
di giocare sul fatto che uno può inventare degli strani insulti che non hanno senso, senso pliego con le gambe, non lo so, senso pliego, cioè l'hanno tutti inventati loro, trovare una forma per trasformare la realtà che è un po' noiosa, insomma, come, cioè noiosa, no? Come dire, piatta. Quindi loro la possono, hanno fatto questo lavoro bellissimo anche di esprimere i loro, di esprimere loro stessi. Ci sono dei bambini che ci hanno meravigliato tutti, ma cioè, proprio perché si vedeva che per loro era una cosa importante, ma non per essere bravi a recitare, questo a noi non ce ne importa niente, col muso noi non guardiamo, ma per esprimere loro stessi, con i loro, come sono, con la loro voce, con la loro poetica, con la loro timidezza, alcuni, altri con la loro esuberanza, che è una cosa bella, perché tutti noi attori siamo un po' pazzi, quindi a volte anche i bambini più agitati, in realtà, che si dicono, sono quelli che poi teatralmente funzionano, capito? Quindi cerchiamo di non mettere le etichette, io questo dico anche a, che con le maestre, come dice, è difficile, perché giustamente loro ci stanno 8 ore a scuola, quindi quello che si alza e quello che non ce la fa sta fermo, ma non è che è diverso, ma è uguale, anzi, se no, anzi, ha ancora più cose da, cioè, ha un carattere suo, non è che è più bravo, o è più bravo quello che sta sempre fermo, non è così. Quindi il teatro aiuta anche a far vedere, no, degli aspetti diversi dei propri, dei vostri bambini, e tutti sono meravigliosi, veramente. Avete notato che alcuni proprio si sono lasciati andare, cioè sembrava quando finiva la musica, soprattutto quando l'abbiamo sperimentato nel teatro di scuola, che durava di più, erano proprio in catalessi, no, rispetto a questa cosa di chiudere gli occhi e lasciarsi andare anche sulla musica. Questa è una cosa che si sperimenta poco, perché siamo molto bombardati, no? Loro soprattutto dai videogiochi, momenti così veloci, no? Invece questo di recuperare la dimensione proprio del secondo a volte, no? Cioè di godersi questi momenti di pura pace, anche tra di poi li rilassa, sì, li rilassa molto, perché sentire anche proprio il battito, quell'esercizio che hanno fatto, dove mettono la mano sul cuore, no? E sentono e fanno vedere com'è il loro cuore, ci sono cuori che fanno così, cuori che sono più lenti, è un modo per entrare in contatto anche con una, e rilassa, quindi va bene anche, insomma. E va bene, vi ringrazio. Adesso vi regaliamo le nostre immagini. Ah, volevo farvi vedere una cosa, anche quello, il cartellone che c'è dietro, purtroppo l'abbiamo dovuto andare, perché la messa non è così alta da attaccarlo qua sopra, quindi metà l'ho dovuto rigirare. Allargatevi un po'. Cioè, noi anche qui, rispetto a questo, no, tutto il percorso fatto da Muse in prima con Patrizia Sorba, non so se vi ricordate, la sera che faceva aggiungere sulle mattonelle, su faceva sperimentare con vari materiali, no? Alla fine quello l'hanno creato loro in 2 giorni, rivedendo tutte le strade del buio che hanno ideato, e poi abbiamo queste grandi donne dalle mani d'oro, cioè guardate quella Mona Lisa, cioè da sole. Sono veramente, poi qualsiasi cosa di che mi pare che fanno, ti aiutano tantissimo. Io non lo so se a casa sono così, però vi posso dire che no. Sarà che vedono sempre queste due matte che non stanno ferme un attimo, però voglio dire, poi alla fine, anche quando, cioè la comunità è questo, cioè il fatto che loro si aiutino, il fatto che collaborino, il fatto che io mi giro e dico, ma non possiamo lasciare le masse così, eppure i maschi prendono scopa, parità, benissimo tutto, perché è quel vivere insieme che fa star bene poi. Mi dispiace oggi Federico non è stato bene, quindi non è rimasto. E anche in questo abbiamo cercato di integrare quanto più possibile, poi sì, la difficoltà anche rispetto al palcoscenico, come lui non percepiva questa distanza, è stato anche un po', diciamo, di comunque, bravi, è andata bene? Sì. Cosa che è molto difficile trovare, no? Far concentrare i bambini. Ma è chiaro che questo.
questo, ragazzi, non è che ha cioè, nel caso è fatto proprio di... Adesso compito per casa, perché appunto... Allora, ma si deve... Sì, forse non te la aspettate, ma è stata una sperimentazione anche per noi. Eh? Perché io sono colpito. La paura, il buio. L'amicizia è stata una qualità. Ma vedi, ma sono contenta di vedere che sentivo una parte perché forse va fatto solo, ci abbiamo rifatto. No, è stato anche carino che loro poi si sono accoppiati. Il grande e il piccolo, quello che ha paura e quello che è più generale, cioè sperimentando poi con lei sono uscite fuori queste scenette che erano a volte, no? Inverosimili, però poi cioè non bisogna, perché io poi il lavoro che faccio proprio non ho paura di affrontare dei temi, certo, non sempre, non è che di affrontare la paura, la rabbia, non si deve avere paura, perché loro cosa hanno? Cioè che poi diventa un tabù, no? Non bisogna, allora se non sono arrabbiata, allora che è un strano se mi arrabbio, c'ho qualcosa che non va, non è così. Loro ti dicono tutto, hanno parlato della creazione della vita, se voi vedete, giuro io metto insieme le cose perché li guido, ma in realtà loro hanno parlato della nascita, del buio, tutta quella nascita della piantina che va verso la luce, era proprio la nascita, loro ti hanno raccontato proprio dello stare al buio e poi nascere, com'era, e le loro paure, e il fatto che si possono superare stando insieme, uniti, insomma sono cose di cui detto, di non aver paura della paura, perché sono temi che loro ce l'hanno proprio, siamo noi adulti che abbiamo paura perché non abbiamo chi affrontare, ma non è dire io ho paura di questa cosa, io sono triste oggi, anche questa la tristezza è una cosa molto particolare, perché i bambini ce l'hanno presente, non è giusto che abbiano, perché sembrano scemi, che bella la vita, no, cioè non è così, la tristezza fa parte dell'esistenza, perché loro lo so, cioè secondo me il mio ruolo è quello proprio di, in questi casi di col teatro, perché è un mezzo fantastico, di ascoltarli e di porre delle domande giuste, ecco, porre delle domande giuste, anche il bambino che ha tirato fuori Hitler, cioè la cosa ha tirato fuori lui, cioè lui ha visto Hitler, e che fai? Abbiamo parlato, non è che c'è, anche se non vai nei dettagli, però insomma, ognuno ha tirato, cioè non ho appiccicato cose su di loro, però le domande giuste sono importanti, ecco, cioè porre la domanda per poi farli aprire, come dire io ti ascolto, sono qui, ti ascolto, e vabbè io sono pure genitore ed è un'altra cosa, è un incubo, essere genitori è complicato, però come nel lavoro teatrale quello è successo, è stata una magia proprio di un incontro tra noi adulti e loro, e anche perché loro sanno un sacco di cose, più di noi. E poi vivono tante emozioni che noi certe volte o reprimiamo o facciamo, cioè ci corriamo sopra, no? Più c'è il tempo, invece loro prendono quello spazio. Questa era l'occasione di stare nel fatto, no? Per uscire fuori poi delle cose che magari a volte escono poi intuita nei temi, no? Cioè, tenere un dialogo o leggere il tema del film, no? Ti fa vedere una scatola che non consideri, no? Perché sono un po' il proibito che poi esce fuori perché loro si sentono in qualche modo protetti sotto la scrittura, no? E quindi questo è l'invito per il futuro, poi a leggere questo tema. Poi ti voglio chiedere un'altra cosa. Allora, rispetto all'organizzazione della città al Pleistocene, non so se è al Pleistocene, e noi abbiamo ritenuto opportuno andare con le macchine per la vicinanza, nel senso che...